È stato inaugurato sabato 12 gennaio a Vallo della Lucania il Centro Contemporaneo delle Arti, ideato e diretto da Menotti Lerro, poeta e docente universitario già premiato tra le prime eccellenze artistiche italiane. Il centro culturale nasce con lo scopo di individuare, unire e valorizzare, partendo dagli esiti più rilevanti del Meridione, la migliore espressione artistica moderna nazionale: poesia, narrativa, saggistica, design, architettura, musica, spettacolo, cinema, teatro, New Media. Importanti e di spicco i docenti che ne fanno parte, molti dei quali provenienti dall'Accademia di Brera, Politecnico di Milano, Federico II di Napoli. All'inaugurazione erano presenti, oltre al direttore Menotti Lerro, il presidente del centro, il professor Francesco De Piscopo, il sindaco di Vallo della Lucania, Toni Aloia, la professoressa Giusy Rinaldi, delegato alle politiche culturali di Vallo della Lucania, il senatore Francesco Castiello, Maria Rosaria Vitiello, consigliere politico del presidente della provincia di Salerno, Luigi Rossi, storico, Attilio D'Ursi, architetto, Marco Eugenio Di Giandomenico, economista, e Luigi Mogroveio, compositore. Il centro è già un merito, quello veramente di unire l'Italia, che è abbastanza disunita, quindi è il sud che scende al nord e il nord che sale al sud. La prima espressione è di Salvatore Quasimodo, anche se poi forse è stata usata anche da altri, perché sono coinvolte delle notevoli personalità della cultura nazionale e internazionale ad ogni livello, a livello artistico ma anche letterario. La nascita di un centro di cultura di qualità, di alto livello, che si inserisce in questo percorso, asseconda questo percorso, migliora questo percorso rendendolo più efficiente, non può che essere un ospite graditissimo sul territorio. Quindi noi ringraziamo Menotti Lerro, che è un grande intellettuale, non dimentichiamo i suoi natali, lui è nato a Domignano, quindi Cilentano Doc, quindi lo ringraziamo perché ha dedicato questa sua particolare attenzione al Cilento. È un grande intellettuale che, emigrato dal Cilento, ritorna al Cilento. Ecco, noi non possiamo che apprezzare questa controspinta allo spopolamento, questa controtendenza che rinvigorisce il tessuto demografico di un circondario che purtroppo si sta spopolando. Ho preso questo incarico di coordinamento delle arti sostenibili perché oggi l'economia più che mai è entrata nell'arte. Una volta c'erano questi grandi personaggi nel Cinquecento che pagavano, no? Che erano dei papi, erano dei signori, erano dei regnanti. Oggi l'arte deve autosostenersi e quindi deve rompere chiaramente il muro del mercato, usiamo questo termine, e fare in modo che venga percepita poi da chi la paga. La provincia è vicina ovviamente a questa iniziativa e la sostiene. E siamo, soprattutto noi vorremmo che attraverso questo centro culturale ci sia la possibilità per tanti giovani talenti di poter esprimere quello che è la loro peculiarità e quindi possono avere poi la possibilità di investire in quello che è un loro talento, appunto in un loro sogno. Un progetto veramente interessante, penso. Innanzitutto perché nasce da esperienze artistiche dirette, quindi nasce dall'unione di forze e di energie artistiche e da sodalizi che già stanno dando buoni frutti. È una lodevole iniziativa questa, la creazione di questo centro culturale delle arti, una fucina di idee sicuramente per le varie discipline che in esso sono considerate. Occupandomi del settore tematico dell'architettura, sicuramente c'è la possibilità di poter affrontare argomenti interessanti. Ringrazio il padrone di casa, il sindaco, il senatore Castiello, tutti i relatori che sono intervenuti con le loro professionalità, ringrazio i comitati, il comitato scientifico fatto di tutte queste eccellenze nazionali tra le accademie e le università e il comitato territoriale che per noi è fondamentale e da cui tutto partirà e tutti i collaboratori
Dal Cilento, dicevo prima, non mi sono mai staccato, torno qui tutti i miei Natali, tutte le mie estate a riprendere energie fondamentali per la battaglia del mondo, ma il Cilento è la mia terra, mi dà linfa vitale, amo i miei luoghi, le mie cose che trattengono i miei ricordi e che ogni volta che li riguardo li risprigionano e quindi per me è un'ispirazione poetica.